Amici di Cellulare Magazine, bentornati sul nostro canale YouTube. Io sono Cristian e sono qui con... Ciao, sono Lucio. Dobbiamo Lucio. Parlare un po' a voce alta. Sì, dobbiamo parlare un po' a voce alta perché oggi dove siamo qua? In una discoteca? Sì, no. È sabato sera e siamo venuti a ballare. Vabbè. No, in realtà siamo all'evento Microsoft che si tiene qui a Milano per la presentazione dei nuovi telefoni con Windows Phone 8. Sì, quindi presentazione e del nuovo sistema operativo e dei nuovi telefoni. Ecco, facciamo nuovi vedere. I telefoni che, lo possiamo anticipare, sono prodotti da Nokia, Samsung e HTC. Sono sì. 5 modelli in tutto. Adesso ve li faremo vedere uno a uno con calma. Oh, adesso ci spostiamo, vi facciamo vedere un po' l'evento e ci spostiamo verso il quarto superiore dove sono custoditi i dispositivi. Sì. Facciamo tutto in presa diretta, via. Adesso Cristian cammina, ecco. Attento all'estintore. Ce la faccio, vai. Oh, salendo queste scale e andiamo a vedere il primo. Eccoci qua, ci sono anche altri colleghi naturalmente. Oh, questo tu lo sai il nome, come si chiama? Sì, questo è il Samsung Active S. Samsung Active S, ve l'abbiamo già forse mostrato. Una veloce anteprima sì. all'IFA ma Berlino, ma era spento. Adesso ha il sistema operativo, come vedete questo è il nuovo Windows Phone 8, perfettamente funzionante. Sì. Per illustrare le caratteristiche ci facciamo però aiutare sì, da un grande esperto. Come ti chiami? Paolo Castellini ci farà vedere un po' e ci illustrerà le caratteristiche di questo smartphone. Ecco, magari prima qualche caratteristica tecnica a livello diciamo sì. di processore. Allora, Active S è il nostro top di gamma per quanto riguarda il sistema operativo Windows Phone 8. È dotato di un display da 4.8 pollici super clear HD, come vedete è molto molto brillante, molto luminoso, soprattutto molto colorato, rende giustizia ai colori del sistema operativo. Estremamente leggero, nonostante questo è dotato di una batteria da 2300 mAh che rende il dispositivo estremamente valido per quello che riguarda le performance di durata della batteria. Per quanto riguarda performance di velocità abbiamo un processore dual core da 1.5 GHz che è in grado appunto di sfruttare tutte le caratteristiche di velocità di interazione, di aggiornamenti costanti del sistema operativo. Il dispositivo è dotato di una memoria da 16 giga espandibile tramite lo slot microSD integrato, e a livello invece software ci sono dei servizi esclusivi Samsung come possono essere Chaton, che è un'applicazione di chat istantanea multimediale con la quale chattare con i propri amici indipendentemente dal sistema operativo, quindi con altri sistemi operativi. Il Music Hub, che è uno store con più di 19 milioni di canzoni, e alcune applicazioni come il Family Story che permettono di condividere le proprie immagini, i propri pensieri con un gruppo ristretto come può essere quello dell'ambito familiare, quindi per condividere i momenti più belli, diciamo, esatto. Chiudiamo con l'abbiamo vista prima, fotocamera da 8 megapixel dotata di LED flash. Vogliamo dire prezzo e data di uscita, se non esce più. Allora, il dispositivo sarà disponibile a fine novembre al prezzo consigliato di 599 euro. Perfetto, quindi per il Samsung Active S, bravo, non me lo ricordo mai, è tutto, un saluto.